Amici e telespettatori, buonasera e buon proseguimento di serata con Nicoletta Rizzi, con Stammi Bene. Abbiamo preso la linea noi dopo Casa Caffè, l'appuntamento con il nostro giornalista Casorati. Ebbene anche questa sera parlare, parleremo di salute, parleremo della tutela della salute del cittadino. Abbiamo un ospite importante questa sera, abbiamo l'onorevole Maurizio Paniz, avvocato direttamente da Roma, è venuto a trovarci. Buonasera, avvocato. Buonasera, è sempre un piacere. È sempre un piacere anche per me. E andiamo ad anticipare i nostri telespettatori come possono fare per interagire con noi questa sera. Sms 393 988 1131, telefono 049 7800204. E la nostra casella di posta elettronica, stammi bene eh, at tv 24it allora bentrovati, grazie ancora della testimonianza di affetto che ci date ogni settimana. Abbiamo realizzato come sempre le interviste per sentire anche la vostra voce. Se veramente pensate di essere tutelati, ci tenete la vostra eh, salute, quindi poi sentiremo anche cosa ci avete detto durante le interviste. Intanto andiamo a sentire il nostro avvocato Maurizio Paniz. Allora ricordiamo ai nostri telespettatori, insomma tre eh, legislature 2001, 2006-2008 quindi con Tutto grandi vero. successi ha proposto leggi che ci hanno dato soddisfazioni come il casco obbligatorio, l'affidamento eh, condiviso, poi è anche difensore di Zurnita con Successo anche lì, insomma, successo da tutte le parti, avvocato, quindi grande soddisfazione. Soddisfazione ma anche fatica, lavoro. Eh sì, perché, perché... lei è adesso qui da noi a Padova, pensate da Roma, è venuta a Padova per noi di Caffè TV24 e poi se ne ritorna a Milano. Stasera vado a Milano perché domani c'è udienza nel processo a carico di Emilio Fede che difendono il processo d'appello, quindi, quindi stanotte arrivo a Milano. Ecco, e ci saluterà anche Emilio Fede, che avremo ospite qui sicuramente, perché me l'ha promesso, quindi <ride> caro Emilio, ti aspetto. Allora, intanto invece noi parliamo di un argomento serio, della tutela della salute del cittadino. C'è un articolo della Costituzione che la, la sancisce come diritto fondamentale dell'individuo, quindi eh, la Costituzione, insomma, sancisce questo diritto avvocato. È assolutamente sacrosanto che il cittadino debba essere tutelato nella salute, che abbia tutti gli strumenti per potersi garantire il proprio benessere. Naturalmente non è che è sempre così, qualche volta ci sono anche delle situazioni di difficoltà, qualche caso di mala salute, però devo dire che nel panorama europeo, qualche anno fa, non molti, tre anni fa, è stata fatta una ricerca molto analitica, regione per regione nell'ambito dell'intera Europa. Il Veneto è risultata la regione nella quale la salute è tutelata meglio, meglio di qualsiasi regione della Germania, della Francia, dell'Olanda. Al secondo posto c'era il Norreno-Vestfalia, nel nord della... Germania, mm. questi sono dati molto significativi e questi vanno a merito dei medici, degli infermieri, del personale di assistenza, di tutte le realtà che nella nostra regione si occupano della salute dei cittadini. Sì certo, ci sono alcune cose che possono essere migliorate, i tempi d'attesa, eh, soprattutto la possibilità di giovarsi dei medici più bravi per gli interventi più delicati, con tempestività, tutto vero. Però dobbiamo essere franchi nell'esprimere soddisfazione per quelli che si occupano del settore salute nella nostra regione e complessivamente anche in Italia. Ecco. Oggi il cittadino è più informato e vuole misurare anche le prestazioni di cui ha bisogno e per le quali anche contribuisce finanziariamente. Quindi dal passato oggi più facili, è più facile comunque fare la nostra idea, la nostra, il, come si può dire, il, il bisogno, la rete di sicurezza e di protezione per le fasce più anziane delle popolazioni. Vogliamo essere curati, ecco in questo senso, vogliamo essere, avere un vantaggio maggiore. Ma più Passano i tempi più è chiaro che il cittadino ha la percezione di quelli che sono i propri diritti, ha la percezione di quelle che sono le possibilità che deve sfruttare, il panorama non è sempre molto semplice perché ci sono difficoltà, soprattutto per alcune fasce meno abbienti, per le persone più anziane, avere consapevolezza dei propri diritti. Però più passa il tempo, anche attraverso i mezzi di informazione che sono molto sensibili, questa per esempio è un'occasione assoluta certo. di sensibilizzazione, attraverso dicevo, i mezzi di informazione il cittadino ha sempre più coscienza di quelle che sono le possibilità. E se poi guardiamo i numeri? e la legge dei numeri è assolutamente indiscutibile, noi dobbiamo pensare che negli ultimi 20-30 anni l'età media è aumentata di circa 10-12 anni. 10 anni. E quando l'età media in una nazione aumenta di 10-12 anni in pochissimo tempo, vuol dire che la sanità e il rispetto della salute hanno fatto dei passi da gigante. Oggi viaggiamo sulla media degli 84 anni per le donne e degli 80 per gli uomini, eh, naturalmente tenuto conto di tutti i casi di mortalità, e quindi abbiamo dei livelli assolutamente molto molto importanti, siamo tra i primissimi paesi al mondo in termini di durata della vita media del cittadino, quindi questo va a merito di un sistema sanità che ha protetto notevolmente nel nostro paese le fasce più delicate. Naturalmente questo comporta anche dei problemi, perché certo. aumentando la popolazione anziana noi abbiamo il dovere di apprestare dei servizi. Occorrono le case di riposo, occorre l'assistenza domestica, occorrono tutta una serie di attività che qualche tempo fa non ci si sognava neanche di attivare e che hanno dei costi sociali molto molto significativi. Però guardando le cose così, da tutti i lati, sia positivi che negativi, io esprimo una valutazione me di soddisfazione per quello che il nostro paese e soprattutto questa realtà veneta hanno fatto. Ecco, allora per vedere se sono soddisfatti anche i nostri amici telespettatori siamo andati proprio a girare delle interviste. Se la nostra regia è pronta possiamo sentire cosa ci hanno detto i nostri amici che seguono settimanalmente. Stammi bene, a voi regia. Per la mia esperienza personale eh, posso dire che la sanità locale funziona. Ho avuto bisogno di andare in ospedale e di conseguenza sono stato soddisfatto e per me va bene. La sanità funziona e mi, onestamente mi sento tutelato, ne ho avuto a che fare e mi sono trovato bene. Io mi sento tutelata e con la sanità mi sono trovata bene perché la mia esperienza è stata positiva. Buonasera, stato positivo. Ecco. Buonasera. Eh, in questo momento a riguardo della sanità io mi sento tutelato. Per quanto mi riguarda, e, insomma, restando qui al nord, Padova è anche un bel polo ospedaliero, l'unico momento magari sono liste d'attesa un po' lunghe o magari a volte il pronto soccorso un po' intasato può succedere, e per il resto insomma, la trovo buona insomma, in questo momento. Dalla mia esperienza mi sono sempre trovata bene in ospedale, anzi benissimo, però magari ci vuole tanto tempo per, per notare delle visite, eh, sono molto lunghe. Allora, la sanità in Italia per me funziona anche bene, tranne che per un episodio che mi è capitato a me, eh, che il ragazzo invece eh, di andare su aveva un taglio al, al dito, invece di curarlo, sotturarlo in pronto soccorso che abbiamo aspettato già un'ora ci hanno mandato su al, al quinto piano, riparto chirurgia che abbiamo aspettato altre tre ore per un, per un taglietto da quattro punti questo mi sembra veramente una vergogna dice questo telespettatore, questo mi sembra veramente una vergogna allora intanto bisogna valutare bene la situazione perché ci mm. eh, si può essere... Eh, Fortunati, arrivare nel momento in cui c'è un intasamento. Di, di intasamento. Eh, purtroppo non si può pensare che ci siano tanti medici contemporaneamente a disposizione, però mi pare che le interviste che avete fatto siano un indice abbastanza sicuro di quella che è la fiducia che i cittadini, soprattutto del Veneto e del nord dell'Italia, hanno nei confronti del sistema sanità. Eh, quindi io credo che la valutazione debba essere considerata positiva e mi pare che sia doveroso esprimere certo. gratitudine certo. al personale che lavora. Certo negli ospedali che lavora in queste realtà, perché non è sempre facile, dobbiamo no. dire la verità, e soprattutto certi turni, certi momenti sì. di tensione, certe difficoltà dal punto di vista proprio dell'approccio nei confronti dei pazienti rendono merito molto significativo a tutti coloro che lì lavorano. Naturalmente abbiamo la fortuna di avere medici di grandissimo livello Spessore. e questi sono una garanzia. Scuole di medici perché i giovani crescono eh, attraverso gli insegnamenti di docenti che sono assolutamente molto bravi, però il merito va anche al personale infermieristico, agli eh, inserienti, a tutti coloro che lavorano nel sistema ospedale noi abbiamo delle realtà pulite sì. abbiamo delle realtà che si presentano bene che si prestano benissimo dal punto di vista dell'immagine qualche volta c'è il problema dei tempi che naturalmente vorremmo tutti fossero ridotti a zero per quelle realtà invece onorevole avvocato del mezzogiorno ecco, perché comunque noi abbiamo persone che ci seguono visto che siamo in streaming e poi ci sono le applicazioni sul telefonino siamo seguiti un po' anche in tutta Italia ecco. invece nel mezzogiorno purtroppo si è creata questa nicchia a loro sfavore non si riesce più di tanto a fare una sanità perfetta. Sentiamo molto spesso dal mezzogiorno delle, delle, si parla di mala sanità. Qualche caso di mala sanità in più esiste in determinate realtà, però sì. io credo che soprattutto noi dobbiamo... O vengono enfatizzate troppo. Sì, magari, Però noi dobbiamo sì. pensare che non devono diventare degli alibi quelli per il personale medico, infermieristico, inservientistico, eccetera, in determinate realtà del mezzogiorno tutti si lamentano che non ci sono strutture abbastanza efficaci, bisogna rimboccarsi le maniche. Ah beh, I nostri operatori nel settore sanità se le rimboccano con molta più facilità, sono molto più attenti come dire, alle esigenze che magari forse non spetterebbero loro a secondare, che però secondano lo stesso. È come quando andiamo eh, sulle strade, vorremmo tutti che fossero pulite, Se se ciascuno pulisce il suo metro quadro davanti a casa, forse è un po' più facile per tutti. E se ciascuno mette un fiore alla finestra, rende le cose più belle, e non è necessario che arrivi dall'alto o che arrivi da qualche altra parte il messaggio o addirittura il finanziamento. Al sud c'è un pochino la convinzione che lo Stato debba intervenire, e debba intervenire sempre, che il pubblico debba fare quello che anche il privato qualche volta potrebbe fare. Non va bene. Poi diciamo anche che un pochino meno voglia di lavorare da qualche parte c'è, perché ci Aiuto. sono alcune No, ma lo dico senza ma... ah, col massimo del rispetto. Siamo amici del Mezzogiorno? No, ma lo dico col massimo del rispetto. Quando parlo con loro, con i miei amici del Sud Italia che io amo non tantissimo No, perché riconoscono che è la verità. Ah, riconoscono. Riconoscono la verità. Guardi, eh, sono salito l'altro giorno da Napoli. Ah, okay. Se lei fa il percorso dal tribunale, dal palazzo di giustizia all'aeroporto, è una strada frequentatissima, è indecente. E io a tutti dico, ma guardate che razza di biglietto di presentazione che mi date ogni volta che arrivo. Hai ragione, dovremmo fare di più, però eh, sai, la gente poi dalla finestra butta fuori una cosa, nessuno la raccoglie. E eh, questo è un peccato mortale, qui okay. da noi non succede diciamo la verità sì. no, no, è, vero, è vero questo ragionamento per entrare invece più nello specifico per chi avvocato si vuole difendere in una causa contro diciamo, la sanità si parla di obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato ma cosa significa nello specifico di cosa stiamo parlando per gli amici che sono a casa eh, questa quindi... è una terminologia tecnica, tecnica una terminologia giuridica giuridica però cosa vuol dire eh, cosa significa? il medico non è obbligato a garantire il risultato, eh, perché ci sono dei pazienti che purtroppo fisiologicamente sono destinati a morire, ci sono alcune malattie che non sono curabili, però il medico deve fare tutto il possibile, cioè deve mettere a disposizione tutti i mezzi migliori possibili per raggiungere il risultato. Non è tenuto a ottenere il risultato quando il risultato è obiettivamente non ottenibile. Se io vado dal medico che ho una ferita, il medico è obbligato a sutturarmi la ferita, ma non è obbligato a eliminarmela. Però deve fare il lavoro al meglio delle sue possibilità, ah, okay. altrimenti assume una colpa. Ah, e questa. la colpa obbliga a risarcire il danno. Okay. Obbligazione di risultato vuol dire impegno a garantire un certo tipo di risultato. Obbligazione di mezzi vuol dire impegno a mettere tutte le proprie possibilità al meglio per cercare di raggiungere il risultato. Passiamo dai medici agli avvocati. Ecco. Un avvocato non è obbligato a vincere una causa, perché la causa può vincerla per merito dell'avvocato, però può anche perderla non per proprio demerito, ma perché il cliente ha torto, magari perché... Eh, che ne so, il giudice non riesce ad apprezzare direttamente una determinata tesi, anche se io esprimo valutazioni complessivamente molto positive anche per il sistema giustizia nel nostro paese. Ho molto rispetto dei giudici perché so quanto è difficile giudicare gli altri, però eh, l'obbligazione di risultato non ci può essere, l'avvocato non può, può garantire matematicamente l'esito, può fare delle previsioni. Certo. È auspicabile certo. che non le sbagli, però. Qualche volta le cause si perdono indipendentemente dall'impegno che il professionista ha messo. Certo, avvocato, quanto tempo abbiamo per poter chiedere un risarcimento nel momento in cui decido di... Non è matematico il discorso perché ci sono situazioni nelle quali bisogna muoversi entro un anno, situazioni nelle quali bisogna muoversi entro due, situazioni nelle quali bisogna muoversi entro cinque, situazioni nelle quali bisogna muoversi entro dieci. Se io faccio un contratto... Per farlo valere in genere ho tempo 10 anni, normalmente. Se io subisco un danno per esempio da responsabilità medica ho tempo 5 anni. Se io subisco un danno a seguito di un incidente stradale ho tempo soltanto 2 anni. Cioè, ci sono situazioni molto diversificate, è chiaro che poi serve un esperto, cioè colui che sappia leggere il codice e che sappia dare le risposte giuste. Quando andiamo in ospedale vengono classificati determinati tipi di interventi, da quello impegnativo, da quello di routine, da quello più tranquillo. Lo fanno un po' per essere più tutelati loro come medici? Perché c'è questa distinzione tra eh, intervento di routine invece e un intervento impegnativo, eccetera? Perché nel momento in cui succedesse qualcosa noi eh, non possiamo far valere i nostri diritti? Perché c'è questa terminologia? Ci sono situazioni fortemente differenti. In un intervento di routine il medico normalmente deve garantire il risultato, proprio perché l'intervento è di routine. Quando l'intervento non è di routine ma è altamente specialistico non è detto che il risultato si possa ottenere, tant'è che il medico molte volte mette il paziente di fronte alla rischiosità. Ci sono alcune malattie che impongono degli interventi che sono fortemente a rischio e il paziente lo sa. Sa per esempio che se non fa l'intervento la sua sorta è segnata, se fa l'intervento ha la possibilità di ottenere un miglioramento o un risultato, ma non è sicuro proprio per la delicatezza. Ci sono interventi che alcuni anni fa erano addirittura impensabili. Noi dobbiamo pensare per esempio ai passi che ha fatto la cardiochirurgia, ah, certo. gli interventi al cuore. Ma noi ci ricordiamo tutti eh, di quando un signore che si chiamava Barnard in Sudafrica ha fatto la prima operazione di trapianto del cuore. Oggi queste operazioni sono considerate, non dico di routine, Però... ma quasi, cioè vengono fatte con molta frequenza, con molta abilità. A Padova c'è stata una scuola straordinaria certo. e c'è una scuola straordinaria di capacità eh, nel settore, ma 30 anni fa non se ne parlava non neanche parla. lontanamente. Questi sono i fattori che hanno contribuito ad allungare la tempistica di vita del cittadino. Però, come ripeto, il medico è giusto che evidenzi il paziente se il suo prevedibile intervento è di facilità, cioè di routine, oppure se è un intervento che presenta dei margini di difficoltà o addirittura degli elevati margini di rischiosità, come talvolta succede. Ascolti, quando ci fanno invece firmare il consenso informato? Eh. Eh, siamo. Senore... È, è esattamente niente. quello che deve essere fatto una volta che il medico abbia dato le corrette informazioni sul tipo di intervento al quale sottopone il paziente. Il medico deve informare il paziente di quello che succede con un determinato intervento, eh, spiegargli la durata, spiegargli la tempistica del percorso riabilitativo, la rischiosità dell'intervento. Questo vuol dire consenso. Consenso informato, quando il cittadino è informato della cosa, dà la propria disponibilità all'intervento. Uno può anche dire: Io l'intervento non lo voglio fare. Naturalmente, sa che se non lo fa, può darsi che si trovi in una situazione peggiore. Nei casi invece di medicina estetica, mi dicono che invece ti fanno firmare un piccolo contrattino, è un po' diversa la cosa. Quando c'è la chirurgia, lì andiamo invece non nel consenso informato, però lì quasi ti fai un'assicurazione se c'è qualcosa che va male, il medico si è un pochino tutelato o sbaglio. Sì, però non è che il medico è garantito se sbaglia le cose. Cioè, paga. Il medico <ride> paga. se sbaglia paga, paga di tasca propria o paga attraverso la propria assicurazione. Dobbiamo tenere presente che negli ultimi anni è diventato anche, molto più complesso avere la copertura assicurativa, proprio perché il cittadino, naturalmente informato della realtà della situazione, fa valere i propri diritti e quando li fa valere evidentemente determina in capo ai medici che hanno eventualmente sbagliato un obbligo risarcitorio, con tutte le relative conseguenze. Quindi eh, le compagnie assicuratrici oggi pagano molto di più di quanto non pagavano in esatto. passato. E sono molto più attente a garantire la copertura assicurativa. Quindi i premi sono molto più alti, costano molto, molto di più e i risultati sono un po' più complessi da raggiungere. Ecco, parliamo invece di un'altra cosa, perché è una domanda che un telespettatore mi ha mandato per e-mail in settimana, perché avevo detto che lei sarebbe venuto da noi. Dice: Sì, la tutela del cittadino, ma la tutela della salute del cittadino che è in carcere. Lì, come siamo messi? Abbiamo no. sentito anche poi, c'è stato insomma, ne abbiamo parlato di persone che eh, c'è stato eh, il ragazzo, non mi sfugge il nome, che si è parlato recentemente. Uh. Ecco, lì. Non, ecco, io non voglio addentrarmi più di tanto, però allora. ecco, vista da loro, dal carcere, la loro, tu la loro tutela, ecco. Per no, guardi, complessivamente salute. lo Stato assicura. In qualsiasi occasione, quindi anche in carcere, la tutela. Questo dobbiamo dirlo con molta franchezza e non suscitare allarmismi o difficoltà. Ci sono addirittura. Delle sezioni specializzate eh, in alcuni carceri dove vengono trasferiti i pazienti che hanno necessità di determinati tipi di cautele, di protezioni, di tutele. Quindi non possiamo assolutamente pensare che ci sia un atteggiamento di disinteresse dello Stato, di menefreghismo o di non attenzione per le condizioni di salute di coloro che sono in carcere, perché sarebbe sbagliato doverlo dire. Poi è chiaro che. Insomma, a casa propria una persona sta sicuramente meglio, sta meglio quando è sano e sta meglio quando è ammalato. Certo, allora io adesso avvocato Andrei con delle domande che mi sono arrivate, perché ne ho una marea, che sono arrivate in settimana, adesso ho fatto anche un danno, allora le troviamo subito. Nel frattempo ricordiamo anche, Avvocato, che c'è la partita della nazionale italiana parlamentari. Ah, questa è una bella osservazione. Eh, eh sì, eh, perché ne, <ride> mentre cerco le domande, perché dovete sapere che ne mandate una marea in settimana, la mail la vedete. È eh, stami bene, chiocciolacaffètv.it eh, perché la nazionale parlamentare è veramente brava. Lei okay. è stato attaccante, lo è tuttora maglia numero 9, perché io mi ricordo molto bene. Perché abbiamo giocato anche, ricordo la rappresentazione presentativa dei giornalisti, giocò contro voi parlamentari e contro i magistrati. Diciamo la cosa più bella, ecco. diciamo che io ho avuto l'onore di essere in Parlamento per tre legislature, ecco, dal 2001... Ecco. Al 2013 la Nazionale parlamentari ha contribuito a dare in beneficenza circa 3 milioni di euro, cioè una cifra molto molto significativa della quale siamo molto orgogliosi. Lo ha fatto in silenzio, lo ha fatto con eh, disponibilità assoluta nei confronti di tante persone che soffrivano. La Nazionale parlamentari eh, si muove e gioca soltanto per beneficenza e soltanto per eh, aiutare gli altri. Eh, è vero, eh, sabato prossimo c'è una partita vicino a Caserta Mondragone, in provincia di Caserta, per una finalità benefica e anche lì contribuiremo a fare del bene. Contribuiranno perché io non ci sarò, però contribuiranno. Ma prossimamente ci dai. Ci, sì. sì, quando posso vado, ma eh. non è così semplice. Mi ricordo che c'era un altro parlamentare forte Bellotti. Bellotti Bellotti, di era... eh, era ci sono... forti. Bellotti se ci sei. Sì, eh, ma... Ti invito anche qui in trasmissione da me perché mi ricordo che era fortissimo, che poi io mi trovavo a sempre a citare voi che Giocavate, insomma, mi sono beh, anche divertita sono, tanto, devo dire. Ci sono anche altri parlamentari del Veneto eh, che sì, hanno fatto noi. Eh, pensiamo ad Andrea Martella di ecco, Venezia, pensiamo Martella, a Ettore da... Peretti di Verona, pensiamo Bellissima. a Manlio Contento di Pordenone. Cioè, e sono Parlamentari sì. che hanno fatto onore alla nazionale parlamentare e anche al Parlamento, perché sono tutti parlamentari molto seri che hanno lavorato molto bene. Benissimo, allora io vi saluto caramente, ho tanti vecchi ricordi, ma spero di ritornare alla grande, sono stata assente per un po' per un piccolo incidente, ma insomma siamo ancora qui, Vivi e Vegiti, quindi alla grande ripartiamo con queste partite di beneficenza perché sapete che ci tengo molto. Allora domanda a causa di uno scivolamento. Eh, ho avuto l'ernia e fuoriuscita del disco, uscita dalla sala operatoria. Il chirurgo ha subito evidenziato un deficit al nervo sciatico. Effettuata la risonanza magnetica, dopo due ore dall'intervento mi comunica che passerà. Ci vorranno al massimo sei mesi e tutto tornerà come prima. Tra poco sarà un anno dall'evento. Risultato zoppico, recupero lievissimo, poca sensibilità in tre punti della gamba. Ga direi una dritta da parte sua dove e a chi mi devo rivolgere. Ho già copia della cartella clinica. Romeo Di Udine. Si rivolga a un medico legale che faccia una verifica se l'intervento è stato fatto bene o è stato fatto male. Può darsi che il paziente non potesse migliorare di più, può darsi che sia stato sbagliato l'intervento. Un medico legale sa dare una risposta. Se il medico legale dovesse dire che l'intervento è stato fatto in maniera sbagliata, in maniera insufficiente, in maniera inadeguata, a quel punto serve un avvocato per ovviamente sviluppare la causa nei confronti del medico o dell'altro di competenza. Ecco, benissimo, è stato molto chiaro ed esaustivo. Altra domandina. Mia mamma è stata colpita da un ictus grave dopo la terapia intensiva è stata trasferita nel centro di riabilitazione. Il periodo standard di ricovero, eh, definito dall'AS, almeno per quello che ci hanno detto in clinica, è di circa due mesi. Le dimissioni di mia mamma sono previste per gennaio e sono, secondo quanto dicono, improrogabili. Abbiamo allora chiesto all'AS gli ausili prescritti dalla clinica, indispensabili per la degenza a casa, carrozz carrozzella e sollevatore. La ASL ci ha detto che a causa delle ferie di alcuni dirigenti ASL che devono con le loro firme far partire l'iter delle aziende che forniscono gli ausili, non potranno fornirci alcun materiale e dovremo avere pazienza per alcune settimane. Mia madre, così mia madre, una volta uscita dall'ospedale, dovrà rimanere in un letto. Ha sempre una grave emiplegia sinistra. Come posso fare? Non so sollecitare l'ASL <ride> a dare eh, Mamma gli ausili, mia. ma questa dovrebbe essere una situazione obiettivamente eccezionale e tendiamoci bene: non è una situazione corretta. Sì. Non è pensabile che l'ASL si fermi nel dare i presidi che deve dare soltanto perché un dirigente medico si allontana, magari per le ferie o per qualche altra cosa. L'ASL deve trovare la soluzione, non c'è ombra di dubbio. Il paziente non deve subire le conseguenze negative dell'inefficienza del sistema, non c'è discussione di sorta da questo punto di vista, però credo che nella grandissima parte dei casi situazioni di questo genere non siano neanche ipotizzabili. A chi mi devo rivolgere, avvocato, per fare una perizia, per valutare gli errori commessi da un trattamento ortodontico sbagliato? Rita di Venezia. Egualmente da un medico legale. E qui occorre un medico legale che abbia specializzazione in ortodonzia o in materia dentistica. Occorre un dentista che sia in grado di fare una perizia medico-legale, che sia in grado di valutare se l'intervento è stato fatto correttamente o non correttamente. Ce ne sono moltissimi, a Venezia ha degli ottimi medici legali che sono in grado assolutamente di assecondare le esigenze. E poi a Venezia ha altrettanto ottimi legali che possono intervenire in maniera assolutamente efficace se si dovesse ravvisare una responsabilità del dentista. Però va detto. Questo è bene sottolineare, eh, che la scienza medica non è sempre matematica. Eh, è Purtroppo noi dobbiamo tener conto che non è come 2 più 2, che fa sempre 4 o dovrebbe fare sempre 4. La scienza medica ha anche una serie di handicap che sono determinati da tutta una serie mm. di fattori estranei sì. che non sempre danno in giusta luce quello che è l'impegno del professionista che lavora sul paziente. E qualche volta ci sono delle condizioni di deficit del paziente, qualche volta ci sono delle carenze eh, da parte proprio di colui che ha subito la malattia perché non si è curato per tempo, non è intervenuto eh, seguendo le direttive che erano state originariamente date. Quante volte non succede che il paziente che era stato invitato a prendere determinate medicine che non le ha prese e poi si lamenta perché non è guarito, ma non ha preso le medicine. Può succedere. Purtroppo Bisogna tener conto che la medicina non è proprio matematicità, certo. Avvocato Gigi di Padova, mia madre ha contratto l'epatite C, conduce una vita sana e regolare. L'unico modo in cui può averla contratta è l'intervento di implantologia eseguito dal dentista. Il periodo in cui la malattia è stata contratta coincide con quello dell'intervento, è possibile richiedere un, un risarcimento danni a chi ha eseguito l'intervento per epatite C? Tendenzialmente sì. Però Ma bisogna, bisogna provare eh. che l'epatite è stata contratta in quell'intervento e che non ci sono state delle altre occasioni nelle quali può essere stata contratta. Anche qui serve la collaborazione degli specialisti. I medici legali sono quelli che forniscono le risposte anche da questo punto di vista. Il medico non si può ovviamente il dentista rifiutare di... Eh, cioè... Se viene accertato che l'epatite è stata contratta a seguito di un intervento di un certo tipo da parte di un certo medico, non c'è ombra di dubbio che quel medico deve intervenire. Intervenire. Allora, questa è particolare. Mia sorella è stata operata di un tipo di tumore molto aggressivo al seno. Ha scelto un determinato ospedale di cui non vuole dire il nome. Prima e dopo l'operazione è stata sottoposta a più cicli di chemioterapia, che deve ancora concludere. Aveva fatto richiesta all'ente competente del rimborso delle spese di viaggio sostenute da lei e dal marito che l'accompagna, ma lo stesso eh, le è, è stato negato in quanto le si dice avrebbe potuto sottoporsi alla stessa chemioterapia nel luogo di residenza. Concludo dicendo che mia sorella e la sua famiglia, eh, per sostenere l'onere di questi spostamenti, che è molto pesante, e la fa subentrare nella, nella, nella malato dei sensi di eh, colpa di sottrarre ai propri cari pop, i pochi risparmi di una vita di lavoro. Le chiedo, avvocato, è giusto che le sia negato tale rimborso? Roberta di Schio. Purtroppo è così. Ah, purtroppo è, è così. Perché, insomma... Lo so, però purtroppo è così perché pensiamo... Che cosa vorrebbe dire utilizzare questo criterio richiesto da questi pazienti in tutta Italia? Se ah, un quindi. signore decide che la chemioterapia, con tutto il rispetto naturalmente per la malattia, per la cura, eccetera, la vuol fare a Palermo, non sì, possiamo sì. mica pensare che lo Stato debba intervenire per rimborsare il viaggio da Schio sì, a, sì. a Palermo? Certo. È chiaro che il presidio ospedaliero più vicino è quello che deve garantire il servizio. Se una persona non vuole quel presidio ospedaliero e va a cercarne uno in un'altra eh, località, ovviamente ne assume le conseguenze. Forse la signora ha pensato, visto che ci mh, permettono di andarci a curare in altre regioni, magari pensava che forse aveva no. diritto ha a un'altra. Ha pensato non bene. Ha pensato non bene. Il diritto al rimborso c'è soltanto nel caso in cui ci siano delle realtà specialistiche che non sono polverizzate sul territorio. Ci sono alcuni tipi di interventi che non vengono fatti da qualsiasi parte, vengono fatti soltanto in determinati ospedali, quindi in quel caso bisogna raggiungere quell'ospedale il più vicino possibile che abbia quel tipo di eh, trattamento, però rappresenta obiettivamente un'eccezione. Certo. Allora, qui abbiamo sempre Claudio di Rovigo, anche qui parliamo di intervento. Eh, gentile avvocato, ho perso mia madre da pochi giorni. Eh, mia madre ha subito un intervento alla horta e la sostituzione di una valvola. L'intervento è riuscito nei migliori dei modi grazie al professore Non lo cita. È entrata in terapia intensiva e ne è uscita dopo 20 giorni morta. Ha preso una polmonite intubata di nuovo dopo alcuni giorni, stubata, perché eh, respirava da sola e la radiografia non sembrava la sua. Tanto era buona, dopo tre giorni la polmonite ritorna alla radiografia, non era mai migliorata. Nei vari colloqui con i medici, ad uno di loro scappa che a mia madre forse serviva un supporto medico diverso da quello praticato. È stata standardizzata troppo presto e, e dice cosa posso fare? Troppe cose qui non sono adatte per il verso giusto. Anzi, è di, è mi hanno detto che mia madre avrebbe dovuto fare l'autopsia e noi non ci potevamo rifiutare. È giusto? Allora, sicuramente l'intervento, da quello che capisco, era di forte delicatezza. Ma eh sì, perché, perché parliamo di aorta. Intervenire perché... all'aorta significa oh, evidentemente andare in quella fascia sì. che non è certo di routine, ma richiede una specializzazione, quindi un'attenzione molto peculiare. E può anche darsi, però, che il medico abbia sbagliato o che la struttura ospedaliera non sia stata all'altezza della situazione, ogni tanto può succedere. Un medico legale valuti cartella clinica e tutto il percorso che c'è stato e poi dia una risposta. Può darsi che dia una risposta che a seconda eh, le esigenze di queste persone che ritiene che vi siano delle responsabilità nel decesso. Certo, sarebbe stato opportuno avendo queste convinzioni, magari intervenire con un esposto immediato alla Procura della Repubblica che avrebbe provveduto forse anche con l'autopsia o forse anche con una perizia medico-legale in tempi molto ristretti perché più passa il tempo più diventa difficile poi individuare nel paziente deceduto se c'erano delle eventuali responsabilità. Ecco, volevo chiedere all'avvocato: il discorso autopsia va fatto sempre? Cioè, ci possiamo rifiutare? Cioè, come funziona? Perché tanti forse a casa vorrebbero sapere, perché presi magari nei momenti, eh, sei il familiare e eh, ti dicono eh, eh, firma, eh, lì. Innanzitutto bisogna dire se si muove o non si muove l'autorità giudiziaria. Se l'autorità giudiziaria la dispone, c'è poco da dire: l'autorità ah. giudiziaria ha il diritto. Di poter intervenire per valutare se ci sono delle ipotesi di reato quindi eh, questo mi pare che debba essere messo assolutamente ecco, nel conto ecco. poi eh, può darsi che anche il cittadino voglia fare determinati approfondimenti in questo caso la chiede e la procura la può disporre ecco qui abbiamo invece un altro caso errata diagnosi mi scrive la paola dice lo scorso 8 settembre fece una risonanza al cervello e tronco con e senza liquido di contrasto, presso una casa di cura, eh, che è stata richiesta dal mio oculista a causa di una forte diplopia che da un mese mi disturbava parecchio. Dopo qualche giorno ritiro l'esito, risponso tutto negativo e morale alle stelle da parte mia per i mali scongiurati. Ritorno dall'oculista, mi consegna una visita neurologica e un paio di giorni riesco ad effettuare la visita. E appena il neurologo guarda la foto della risonanza cambia subito espressione e mi chiama subito un collega per farmi fare subito una visita urgentissima in giornata. Mi fanno subito la visita e una biopsia dopo 48 ore, ecco l'esito: carcinoma rinofaringe. rinofaringe si dice, penso, sì, sì. Non cheratinizzante. Un vero K.O. per me che sono padre, eh, che sono madre, scusa scusa, e in un secondo mi vedo crollare il mondo attorno a me. In questi giorni ho effettuato una risonanza facciale con e senza liquido di contrasto, un attacco al collo. Confermano pienamente la presenza di carcinoma. Nei prossimi giorni dovrò fare una pep tac Io mi chiedo, com'è possibile che la prima risonanza mi venga dichiarata negativa quando non è vero? Non si può sbagliare su questi fattori. Mi hanno fatto credere una cosa assolutamente falsa. Certo, c'è una responsabilità di chi ha fatto la diagnosi è cioè, questa perché ti dicono una cosa e poi hai un carcinoma scusi succede purtroppo eh. bisogna intervenire se quel medico ha sbagliato è giusto che ne paghi le conseguenze cioè vuol dire che il medico non, 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 non ha visto... Sì, è che ha sbagliato. Cioè, Purtroppo è... nella vita si può sbagliare in qualsiasi campo. È un peccato quando si sbaglia in campi così delicati come quello della tutela della salute, però può succedere e in quel caso è chiaro che bisogna intervenire. Poi si tratta di valutare se questo ritardo nella diagnosi ha comportato o non comportato delle conseguenze, perché può darsi che il ritardo non abbia determinato una degenerazione tale da essere incisiva. Però se un qualche ritardo c'è stato sicuramente la responsabilità c'è e quindi va affrontata in termini legali. Sempre serve un medico legale, senza l'intervento del medico legale il legale, l'avvocato non può fare assolutamente nulla. Ecco, allora abbiamo parlato anche di ausili medici, quindi ehm, avvocato possiamo sempre richiedere anche i nostri, prima la, la signora eh, aveva questa difficoltà del ritardo degli ausili medici, eh, eh, è un'eccezione? È un'eccezione, è sicuramente un'eccezione, è... un adesso noi abbiamo parlato di una decina di casi sì. nei quali sono state evidenziate delle disfunzioni, certo. delle apparenti, Irregolarità, forse qualche volta anche delle responsabilità si tratta di vedere. Ci sì, sono però, casi molto ecco, particolari, cioè, perché noi dicevano che lei era presente qui da noi. Ecco, però noi dobbiamo tenere presente un dato di fondo. Il dato di fondo è che ogni giorno ci sono migliaia e migliaia di medici che salvano la vita migliaia e migliaia di persone, o okay. che fanno guarire migliaia e migliaia di persone. Questo dato positivo, straordinariamente positivo è la risposta rispetto ad alcune eccezioni che ci sono negative sì, come ci sono in qualsiasi campo perché non esiste un campo nel quale non ci sono responsabilità ah può sbagliare l'avvocato può sì. sbagliare eh, il conducente di un'auto sulla strada può sbagliare il magistrato può sbagliare l'ingegnere quando fa un progetto chiunque può sbagliare nella vita però diciamo pure che nel nostro veneto nella nostra italia i casi di mala sanità sono oggettivamente molto contenuti e va sottolineato invece che esistono migliaia e migliaia di situazioni nelle quali il merito dei professionisti, dei medici, del personale addetto alla sanità contribuisce a salvaguardare la vita e la salute delle persone. Ecco allora, avvocato, un'ultima domanda, poi parliamo un po' di politica, perché visto insomma che qui da noi sono un po'... Meno so, volentieri. Che, eh, due chiacchiere con lui. Meno lei. volentieri. Eh sì, dai, no, io lo so, lo so, dai che... Eh, a noi ci piace l'argomento, siamo battaglieri. Allora, questa è una malattia infortunio, possibilità di licenziamento. Buonasera a voi. Mi sono rivolta già al sindacato per avere chiarimenti circa la decurtazione dello stipendio che ad oggi è stato del 50%, ma non mi hanno saputo dare spiegazioni. Mi rivolgo a lei, avvocato, per avere chiarimenti in merito, visto che ho il contratto nazionale dei ferro Sette mesi fa mi hanno diagnosticato un tumore maligno e eh, 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 non si capisce bene, Preve, eh, è prevista la riduzione dello stipendio, è previsto dopo un anno di malattia. Vorrei sapere quali sono i diritti di un ammalato come me, se possono licenziarmi. Eh, allora, la scrivono come la scrivono? Se ho, si capito, capisce, ho capito, eh, capito perché non è che a volte ci scrivono bene. No, ma la domanda l'ho capita. Bon. Guardi. E così a bruciapelo mi è impossibile dare la risposta eh. perché bisogna conoscere, conoscere tutti tutto. i contratti. I contratti non sono assolutamente uguali in Italia, ce ne sono centinaia e centinaia, bisogna leggere, vedere che cosa dice il contratto, vedere se prevede o meno un eh, periodo di comporto, cioè un periodo nel quale il posto va garantito indipendentemente dalla situazione di malattia, vedere quanto può durare questo periodo di salvaguardia del posto di lavoro e poi vedere se si arriva... Al termine di questo periodo di salvaguardia è previsto il licenziamento. Impossibile dare una risposta in diretta a Bruciapelo senza leggere le carte. Ecco allora adesso noi parliamo un po' di politica, visto che lei questa sera. Allora, come siamo messi? Come va questa situazione politica italiana? Quest'Italia è su, è giù, sta avendo risultati. Come siamo messi? Guardi. Siamo messi un po' maluccio, però insomma. Allora, le parlo da, da dove cominciamo? Da dove ci eravamo ce trovati tempo fa? No, ma guarda, adesso io parlo da cittadino. Da cittadino, la mia però la vede da un'altra La mia esperienza eh. politica è finita. Io sì. sono stato molto onorato di aver fatto per tre legislature parlamentari, l'ho fatto con il massimo dell'impegno. Però penso che quando una cosa finisce, finisce. Quindi per me è finita... No, la potremmo rivedere, dai. Non credo. Eh. Però ehm, dico mai dire mai perché eh. lo dico nella vita, però eh. non credo proprio. Non, non mi piacciono eh, i riciclati. Ha capito? Mm. Oggi sul Corriere della Sera... C'era un articolo di Rizzo, Rizzo e Stella sono gli autori Lui. del famoso sì, libro sì, La Casta, certo. eccetera, il quale riprendeva un articolo fatto già qualche tempo fa e citava una ventina di casi di politici che non avendo altra attività erano stati messi in vari posti in quelle società che spesso vengono costituite, che magari hanno anche una funzione, ma che molte volte poi ai propri vertici hanno persone che non avendo più le conferme politiche eh, trovano un modo di essere utilizzate. Io non la penso così, io penso che quando un'esperienza politica si esaurisce, è esaurita, punto. Uno lo fa per due legislature, una, per tre, quello che decide di fare secondo naturalmente la volontà poi dei cittadini che votano, però quando è finita, è finita, punto. Questo è quello che io penso. Quindi io parlo da cittadino, sì. da cittadino guardo le cose. E le cose vanno male, è inutile andare a discutere tanto. Qui non è questione di essere pessimisti, negativi, eccetera. Noi dobbiamo guardare i dati oggettivi. Se pensiamo che ieri l'altro è stata resa nota l'indicazione sull'entità della produzione del nostro Paese, che è ulteriormente negativa rispetto a un anno fa, non possiamo che pensare che le cose non vadano bene. Se l'Italia non produce... Cioè se le imprese non danno lavoro, non riescono a produrre i loro prodotti e a vendere i loro prodotti, è fisiologico che la situazione nel nostro paese peggiora. E io devo dire la verità: da quando insomma, abbiamo in carica gli ultimi governi, Monti, Letta e Renzi adesso, Francamente, io di risultati non Li ho visto nessuno. Visti pochi. No, io non ho visto nessuno di mm, vero risultato. Esatto. Se lei pensa. molto parlato, molto chiacchierato, ma tanto parlare. Che sono capaci tutti. Parlare sono capaci tutti, bisogna poi fare i risultati. Allora, se noi pensiamo che l'indice di disoccupazione nel nostro paese è andato progressivamente aumentando, non è andato diminuendo, mm. è andato aumentando ed è drammaticamente aumentata la disoccupazione giovanile. Questi sono i numeri. Allora, quando le industrie non producono, quando i posti di lavoro diminuiscono, possiamo dire che va bene il Paese? No, no, il Paese non va bene, il Paese va male. E purtroppo io in questo momento non vedo una spinta, non vedo una politica che dia in concreto dei risultati. Esempi ne possiamo fare tutti i giorni, dalle cose che interessano i cittadini alle cose che interessano meno. Secondo me interessa molto poco la legge elettorale. Però. Renzi che cosa ci ha detto a febbraio? La legge elettorale è prontissima, tant'è che la sposto dal Senato alla Camera per farla immediatamente. Siamo a novembre e siamo praticamente al punto di partenza. Ho citato una cosa che interessa obiettivamente non molto, pensiamo invece a cose che interessano di più. Pensiamo a una riforma del lavoro vera. C'è stata? No, non c'è stata. Allora, è inutile che andiamo a discutere tanto. Abbiamo detto che dovevano essere messe in regola tutte le scuole nel nostro paese perché le scuole erano malandate, perché bisognava intervenire. Abbiamo visto i lavori da qualche parte a cominciare? Allora... E perché non ci sono i soldi, probabilmente ce ne sono molto pochi. Ma dobbiamo renderci eh, conto di questo. Troppo... E il povero signore che si chiamava Cottarelli, che era stato scelto per individuare tutta una serie di settori nei quali si potevano limitare le spese, che aveva detto in Italia esistono... 8.000 società parapubbliche, eh, dobbiamo ridurle a 1000. E dove è andato a finire il povero signor Cottarelli? Sparito perché gli hanno detto che era meglio che non continuasse la sua attività e le società eh, così sono rimaste 8.000 senza riduzione di sorta. Cioè se noi non cominciamo a ridurre la spesa pubblica, quella vera, quella consistente, Lì non otteniamo dei risultati. Il debito pubblico è alle stelle. Il debito perché pubblico lui sta non solo è alle stelle, cresce, cresce vertiginosamente. Ci cioè sta. un giorno o l'altro noi ci svegliamo e ci diranno, ma quello che avevate in tasca, quello che avevate in posta, quello che avevate in banca, eh, mi dispiace non c'è più, eh. ce n'è la metà, ce n'è un terzo. <ride> sì, anche perché tra le è che che è appunto Questo è quello esatto. che succede a un certo punto, perché sì, purtroppo sì. oggi come oggi non c'è una crescita nel paese. E se non crea una crescita, evidentemente però, le cose non possono migliorare. Avvocato la crescita, però non abbiamo fatto niente per essere avanzati tecnologicamente, cioè le nostre imprese no. sono 6 no. milioni qui in, 6 in, in Italia. No. Cosa hanno fatto a livello no. strutturale come no. tecnologia? Siamo un pochino fermi. No, io in questo... Alze, altri... no. negli altri paesi, negli altri no. stati, la situazione è un po' diversa, investono a livello tecnologico. Noi no, siamo, su questo... siamo ancora un po' fermi. No, io su questo non concordo. Noi abbiamo degli imprenditori bravissimi, noi ne abbiamo tanti e bravi. Il problema è che fare impresa nel nostro paese è diventata una cosa gigantesca, difficilissima. Mm. Ha okay, capito? Certo. Noi siamo fagocitati dalla burocrazia. Eh, carte su carte, montagne di adempimenti di tutti i generi, eh, persone che sono impiegate per giorni, per ore per mettere a posto l'adeguamento di tutto, quindi montagne di carte. Poi abbiamo un costo del lavoro che è dirompente, e, parliamoci chiaro. Un nostro lavoratore, ed è giusto che venga pagato e che venga pagato in maniera adeguata, e oggi non è pagato genericamente in maniera adeguata perché da quando siamo entrati nell'euro abbiamo dimezzato e poi ridotto ulteriormente le capacità di resa degli stipendi, un nostro lavoratore costa all'impresa tantissimo. Molto di più di quanto non costa un lavoratore in qualsiasi altro paese. E allora, se le situazioni sono queste, noi non possiamo pensare che il nostro Paese migliori, perché nessun imprenditore straniero verrà qui. Ed è già un miracolo che tantissimi imprenditori italiani continuino a fare gli imprenditori nel nostro paese. Che poi, non poi dobbiamo dire la verità: veniamo da decenni nei quali è stato sbagliato anche l'apporto culturale, cioè. Nel lavoratore, nell'operaio, nell'impiegato si è inculcato il messaggio che il datore di lavoro era un nemico, un nemico da combattere. Invece, il datore di lavoro non era un nemico, era un grande amico, il più importante amico, perché il datore di lavoro è quello che garantiva il posto di lavoro. E se non ci sono i datori di lavoro, non ci sono neanche i posti di lavoro. Quindi creare conflittualità da questo punto di vista non va bene. i sindacati non hanno a volte un po' rovinato. Perché io a volte sento di quei discorsi che dico io se sono imprenditore chiudo baracca e tutto quanto e me ne vado. Cioè a volte ci I sono sindacati anche i sindacati che, non avuto, è che aiutano. I sindacati hanno avuto un ruolo sociale. Soprattutto nell'ambito scolastico, chiedo scusa. I sindacati <ride> hanno avuto un ruolo sociale importante in una certa fase del paese. E quando hanno esasperato la conflittualità. Proteggendo lavoratori che non meritavano di essere ah, protetti e sviluppando determinate iniziative di, di lotta che non erano giustificate, allora hanno secondo me ecceduto eh, rispetto sì. al loro ruolo. Ha capito? Perché alla fine si è messo in testa del lavoratore il convincimento che si potevano ottenere determinate cose, invece che dire che dovevano essere contenti di avere il posto di lavoro. Cioè pensare che si debba lottare. Per avere, che ne so, due euro in più, 2 euro in meno su un buono pasto e fare giornate di sciopero per una cosa di questo genere è eccessivo, è eccessivo. oggi come oggi. Capito? Oggi come oggi dobbiamo tenere presente che è già difficile fare impresa e quindi ci deve essere una sinergia, una collaborazione, una disponibilità, anche un rispetto nei confronti del datore di lavoro, grande o piccolo che sia. Io ho un'ammirazione sconfinata per chi fa il datore di lavoro oh, oggi, sì. ce l'ho naturalmente anche per, per i lavoratori, certo. questo è assolutamente logico, ma io non ho mai visto un datore di lavoro che tratta male il suo bravo operaio, il suo bravo impiegato. Io me li tengo stretti, io ho una realtà che ha una cinquantina di persone, oh, sì. me li tengo strettissime le persone brave. Poi, Può anche darsi che ci siano delle frizioni che fanno perché, parte della vita, però, perché si fa baruffa tra marito e moglie, certo, si può fare baruffa i conflitti anche, aiutano anche a crescere, a capirsi. Ecco, secondo si secondo può fare baruffa anche certo. ah, beh, ormai, eh, tra genitori ma, e figli, sì, sì. insomma, può succedere anche tra datore di lavoro e lavoratore. però il datore di lavoro che ha la fortuna di avere un lavoratore bravo, ma se lo tiene strettissimo, eh, sì. strettissimo, non confligge. E naturalmente confligge con quello che non ha voglia di lavorare, che fa danni, che non è bravo, che non si impegna, allora, allora le cose diventano meno comprensibili. Poi oggi anche il datore di lavoro ha delle responsabilità per quanto riguarda la sicurezza. Lì... Anche lì, datore di lavoro, cioè non basta solo tutti i vari obblighi che hanno di legge, ma hanno anche quello della sicurezza. Quindi è giusto da una parte, però ovviamente si va sempre ad inferire lì è cioè, che ognuno è, è giusto che giusto. il lavoratore sia protetto, giustissimo. Però è anche assolutamente giusto che non ci sia questa sistematica esasperazione che oggi c'è. A me è capitato qualche volta di avere il lavoratore che non rispettava le prescrizioni. Al lavoro è stato detto vai sul tetto, legati, hai la corda, hai il gancio, eh ma no, cosa vuole? Io sono abituato a stare sul tetto tutti i giorni. Poi succede, è la colpa è del datore di lavoro che non gliela ha imposto, può succedere. Io ho visto i lavoratori ai quali il datore di lavoro spiegava che i pulsanti devono essere azionati contemporaneamente in un certo modo, con il rispetto di determinate garanzie, che disinnescava gli strumenti di sicurezza mm -hmm. per poter fare più, più veloce e per far meno fatica. E anche lì bisogna vedere come stanno esattamente le sì. cose. Eh, insomma, c'è un po' di esasperazione qualche volta, però la sicurezza è chiaro che è un dovere del datore di lavoro e un diritto del lavoratore. Ecco, ah, allora mancano pochi minuti alla fine onorevole. Io la chiamo onorevole comunque. Mi chiami come vuole. Io la chiamo onorevole. Starei per dirle mi chiami Maurizio. Che eh, è la non vero, Maurizio, del in mondo, insomma, ma ecco. <suss> allora facciamo un pensierino insomma, della sera. Come vogliamo concludere? Cosa ci auguriamo per questa nostra Italia? Che cosa possiamo sperare? Cosa, cosa, cosa diciamo Guardi, ai nostri telespettatori? Diciamo, ci dia un po' di speranza, visto che abbiamo visto. Insomma, Abbiamo fatto un po' il punto della situazione, l'abbiamo visto negativo. Ci sono degli spiragli di luce? Qualche, si può prendere qualche via, qualche guardi, strada nuova, percorrere la strada giusta, visto che noi abbiamo percorso di salute e benessere. C'è un eh, percorso di politica giusta, qualche indirizzo da prendere per, guardi, per migliorare? L'Italia è un grande paese, Quello un grandissimo paese, e ha la fortuna di avere una popolazione straordinaria. Guardi, che nel mondo gli italiani hanno costruito opere straordinarie. Guardi che in certi paesi del mondo non vedevano loro che arrivassero gli italiani, perché quando arrivavano gli italiani evidentemente cambiavano le cose in positivo. Quest'Italia che ha voglia di lavorare, che produce, che è seria, rappresenta la garanzia migliore del nostro paese. A quest'Italia deve essere data una guida, deve essere data una speranza e una traccia da seguire. Se noi non riusciamo ad avere... Chi dà questa traccia in maniera efficace, ma non a parole, con i fatti, non andremo da nessuna parte. Però io auspico che prima o poi questo qualcuno che dà questa traccia arrivi. Ecco, intanto le arrivano tantissimi complimenti, Avvocato. Ecco qui, Fausto. Eh, insomma, arrivano questi complimenti. Grazie. Un, un nostro telespettatore che ci manda settimanalmente. Beh, ma lei è molto chiaro nelle sue esposizioni, lei sa che è molto. Piacevole ascoltarla Grazie. e quindi siamo ben felici di averla qui con noi. Allora, siamo arrivati alla fine di Stami Bene, percorso di salute e benessere. Come avete visto, questa sera abbiamo avuto l'onore di avere Maurizio Paniz, avvocato eh, di fama. Anzi, Zornitta, come siamo messi? Visto abbiamo che... finito, abbiamo avete finito, finito benissimo. Innocente, non ha fatto nulla Zornitta non era ed è stato confermato che non è mai stato una ecco. bomber, abbiamo invece avuto. La conclusione anche del processo nei confronti dell'ispettore di polizia che ha alterato una prova. Ah, ecco, questo. Questo, è un fatto grave. questo è un fatto grave: aver alterato una prova per incastrare una persona, per eh, rovinare la vita a un eh, cittadino sì. è un fatto che da solo si commenta per la sua negatività. E adesso dobbiamo dirlo, c'è la sentenza definitiva. In nome del popolo italiano. Eh. In nome del popolo italiano si è detto che un ispettore di polizia ha tradito il suo dovere di legalità per incastrare una persona innocente. innocente. Questa è la realtà. Quanto Forse che è emerso. Ecco, l'abbiamo chiesto anche di Zornitta perché i nostri telespettatori comunque vogliono sempre essere documentati. Allora, amici e telespettatori, io intanto vi ringrazio dei vostre MS, dei, delle vostre mail Ovviamente settimana vi rispondo e cosa dire? Diamo sempre allora l'appuntamento alla prossima settimana con Caffè Tv24. Sapete che eh, me, ogni mercoledì noi vi attendiamo, eh, la prossima settimana sarà una, una puntata particolare, non vi dico che cosa tra, eh, tratteremo perché la stiamo preparando per bene, eh, ovviamente mh, voi potete scrivermi poi io vi dirò nei particolari. Devo salutare la mia regia, il nostro assistente di studio, naturalmente ringrazio Maurizio Panis, do l'appuntamento allora a Mondragone il 15 di novembre alle ore 14.30 per seguire la nazionale italiana parlamentari che giocherà contro gli attori. Mi dicono di chiudere. Grazie, Avvocato. Ci Buona vediamo prossimamente. Un caro saluto a voi. E mi raccomando, statemi bene. Alla prossima. A voi. Buona serata. When I gave